Ed eccoci pronti al Almanacco Oroscopo di questo 29 luglio. Ben trovate e trovati, San Marta di Betania oggi. Compleanni, come al solito, due: Fernando Alonso, il pilota di Formula 1, nato il 29 luglio del 1981. Un ex pallavolista italiano molto conosciuto, Andrea Zorzi, Zorro per gli amici, nato il 29 luglio del 1965. Pronti? Questo è il nostro oroscopo. Prima la frase del giorno: un anno tempesta, un altro festa. Ariete, una delle vostre maggiori necessità è quella di poter comunicare bene con amici e conoscenti. Oggi dovrete dedicarvi a cimentare proprio questo tipo di rapporto. Siate disponibili, ma non invadenti. Lasciate anche agli altri un margine per prendere qualche iniziativa. Col partner non cercate il pelo nell'uovo. Toro, in questa giornata molti dei vostri dubbi saranno sciolti. Le stelle vi sono favorevoli, vi aiutano a pensare, a fare chiarezza nella vostra testa. Ragionando, riflettendo, lasciando decantare certi dati, vedrete che più di un fatto che vi creava preoccupazioni non ha ragione di sussistere. Gemelli, non fate e non prendete dagli altri ciò che volentieri voi non fareste e non concedereste. Dunque, calma con certe pretese se non volete rischiare che vi rendano pan per focaccia. Soprattutto con il partner dovrete sforzarvi di raggiungere un'intesa, o chiamatelo pure compromesso, che possa soddisfare entrambi. Cancro, questa giornata pone l'accento sui rapporti con gli altri. Siate disponibili, allargate la cerchia delle vostre attuali conoscenze, andate oltre ai soliti limiti familiari ed amicizia. Il mondo è pieno di persone che meritano di essere conosciute, pur stando attenti a quelle da evitare. Leone, mattinata molto lenta, forse anche contrastata da più di un contrattempo. Preparatevi a non innervosirvi, altrimenti potrete compromettere anche il resto della giornata, che invece dovrebbe trascorrere via più sciolta e serena. Un consiglio: anziché condurre le danze, lasciate che siano gli altri a farlo. Voi accodatevi. Vergine, giornata più che buona. Sarete insolitamente brillanti, disposti al sorriso, concedendovi molto di più di quanto siate soliti fare e di quanto gli altri si aspettino da voi. La vostra verve conquisterà non solo chi vi è vicino, ma anche qualcun altro. Perciò attenti a non suscitare troppe gelosie. Bilancia. Giornata dall'avvio lento e un po' faticoso. Certi pensieri su qualcosa che non va vi occuperanno la mente, quindi rischierete di incupirvi. Attenzione, combattete sul nascere questa tendenza o vi rovinerete l'intero weekend. Un modo per distrarsi è contattare subito gli amici e organizzarsi per uscire con loro. Scorpione, buona e serena la giornata di oggi, a patto che, anziché pensare a come prendervi una vendetta su qualcuno che vi sta osteggiando in un'iniziativa, decidiate di festeggiare con chi vi ama i traguardi che avete già raggiunto. Guardatevi intorno e guardatevi dentro. Che cosa volete di più? Non siete contenti? Sagittario, le migliori soddisfazioni le avrete dalla vostra cerchia familiare, in particolare dal partner. Ma a recarvi piacere non mancheranno buone notizie che arriveranno da lontano. Bene, ragione di più per passare una giornata di grande serenità e relax. Farà bene al fisico e al morale un po' provati. Capricorno, quelli di voi che sono impegnati negli studi o in un qualsiasi progetto, sarà bene che sfruttino questa giornata favorita in questo senso dalle stelle. Mente lucida e grande capacità di analisi o apprendimento. Per tutti gli altri, ottima giornata per mettere a punto ciò che era rimasto indietro e potersi poi concentrare sulle prossime anelate vacanze. Acquario, buone notizie per ciò che riguarda situazioni di compravendite di immobili o di commerci che coinvolgano beni solidi. Nel settore sentimentale c'è invece qualcosa da chiarire per evitare che da un piccolo equivoco si finisca per ritrovarsi in una grana fastidiosa. Attenzione se avete a che fare con un ariete. Pesci, questa giornata di weekend che avreste voluto dedicare al relax e al divertimento promette invece di impegnarvi più di altri giorni. Qualche contrattempo, qualche imprevisto ostacolo, certe passate o nuove dimenticanze faranno sì che voi dobbiate darvi da fare per districarvi. Fate con calma e cercate di non innervosirvi.